mercoledì cominceranno le operazioni di trasbordo, ma la popolazione è poco informata, così? Diciamo per niente, cioè siamo stati abbandonati a noi stessi dal 16 gennaio, quando è iniziata questa triste vicenda. Gli unici che comunque con metizia, con serenità e con un lavoro certosino abbiamo fatto una catena umana di informazioni, arrivando poi fino alla Grecia, grazie agli amici greci. Poi abbiamo avuto l'appuntamento con gli scienziati, che hanno avuto modo di spiegare quello che altri avrebbero dovuto spiegare. Gli scienziati greci della pericolosità. Diciamo che noi lamentiamo l'abbandono del territorio. Il territorio non è stato informato per niente. Quello che è stato fatto, un misero e vergognoso volantino senza informazione per niente, nessuna misura di precauzione, nessuna norma comportamentale, non sono stati, diciamo, per noi la popolazione non sa niente, quindi quello che è stato fatto grazie ad un convegno che San Ferdinando, il nostro gruppo, ha organizzato. Il discorso dell'idrolisi è un discorso che non va a colpire solo il discorso trasbordo, che durerà forse 48 ore, c'è il discorso idrolisi in mare. L'idrolisi durerà 3, 4, 5 mesi e quindi noi per 5-6 mesi ci dobbiamo aspettare che, in caso di cattivo tempo e di cattivo condizioni avverse, essendo un mare non totalmente idoneo, se c'è mare agitato c'è il rischio che ritorniamo in stato di allerta anche di nuovo a San Ferdinando. Per non parlare poi del discorso pericolo ecosistema.